Quello della sfida? No, vecchio, sono... Quanti anni sono passati? Non vedo quel video da 7-8 anni, il tempo che l'abbiamo fatto. No! Madonna, Nathan, sai che fine ha fatto? Sì, vabbè, la sfida. Sfida di che, poi? Cioè, l'avevo battuto di brutto, però vabbè. Solito War Machine, sì, vabbè, dai. Mi ha capito. 7 anni che non vedo sta roba qua. Oh, patacca! Cosa fai? Te lo guardi senza di me? Te lo guardi? Fatti un po' più in là, dai, su! No, ma... No, ma aspetta, cioè... Io sto preservativo in testa dove l'avevo cacciato fuori. In effetti sembri un po' un Power Ranger. Comunque... Phil, e ve la faremo vedere. Come si dice sfida in inglese, Phil? Challenge. Challenge. Adesso l'ho imparato l'inglese. E io vincerò. Ecco, quindi umile come sempre. Parola d'ordine, umiltà. Se quella non è cambiata, in cazzo. Dopo 8 anni non sei cambiato. C'è sempre l'orologio al posto da 20.000 euro. Cambiato, non è cambiato. Brazzaletti da 100.000 carati. Patacca, Phil Plain. Un po' di capelli li avevo, eh. Contro il team leader. Chi vincerà secondo voi? Ho detto team leader? Ti ricordi il freddo che faceva cada mattina lì? Io maniche corte, te in felpa. Infatti. Per quello avevo il cappuccio. Tutto sarà visibile nel telefono. Madonna, avevamo una dialettica, ragazzi, che eravamo veramente scandalosi. Ma veramente, veramente scandalosi. Tu più o meno la barba, sì, è leggermente più bianca. Io l'ho fatta semplicemente crescere. Tu hai fatto il pizzettino. Okay. Ho perso i capelli, gli ultimi capelli. Non posso neanche dire che a quei tempi si poteva chiamare Team Bombando, perché l'unico che si faceva le bombe eri te. Io ero secco 2, ero 75 kg, ero. Così si dice, così si dice. Adesso si vede. Sembri me a quei tempi adesso. Dai, adesso dai, più o meno, guarda, dai, dai. Guarda, cioè, guarda, guarda. Adesso non scherziamo, guarda, ragazzi. Ma mettilo sopra, mettilo sopra. I tatuaggi sono un po' aumentati. Infatti, vedevo che, cioè, braccia, mani, anche... Sì, perché quando, okay, quando finisco la carta inizio a scrivere sul corpo. Ma fai bene. Che uomo. Che uomo! Oggi abbiamo questo. Non eri proprio tirato lì, eh? Era un po' pannattino, sì, eh? Sì. Gli sgarri al McDonald's. Ti ricordi la sfida? Beh, però il petto c'era, eh? Ragazzi, il petto, spalle, trapezi. I trapezi che tenevano qua. Mi dava anche fastidio dormire. Io sicuramente penso di cavarmela molto, molto, molto bene. Quindi se umile, strano, umile, strano, umile. Strano. Parola d'ordine, ragazzi, umiltà sempre, mi raccomando. Madonna, io facevo schifo sulle trazioni, faccio schifo ancora adesso. Vabbè, pesi 120 kg, che cazzo vuoi trazionare? Cioè, pieghi la sbarra, pieghi. Però la maglia è carina, eh. La maglia era il carina. Il vecchio simbolo del team comando è sempre stato il più bello. Le trazioni gli fa schifo, lasciamo stare. Ecco, dove perde? Andiamo a vedere dove si vince. Ecco, sì. Dove, ecco, vedi, panca piana, potenza. Sì, ma la panca piana non la facevo neanche io. Ma neanche io la faccio la panca piana. Ma che cazzo dici che te la facevi ogni tanto? Sì, ogni tanto, ogni morte di papa. Ma là sei risecco. Sì, però l'avena c'è. Non mangiavi, mi sa, vedi? Ah, boh, ero forse 76. Questa mia capigliatura stile moicano che avevo fatto qua io. Arriviamo dove vi... Cioè, guarda... Sì, vabbè, ecco. L'unica cosa che sapeva far Nathan era mettersi a petto nudo, ma quello non è cambiato. Cioè, anche oggi uguale, quindi... Quello è sempre uguale. Diciamo a tutti, in questo video abbiamo sbagliato a fare una cosa. Abbiamo usato gli stessi pesi con un peso differente. Cioè, chiaramente tu, cioè, è normale che lui è 120 kg, ti tirerà un po' di più rispetto ero, a uno. Tra parentesi, ero gli stessi chili adesso, comunque. Sì, ma. Cioè, guarda, vabbè, 500, 400. Io la sfida la voglio 400, rifare 300. In proporzione. La vorresti o no? La sfida. Chiediamo ai nostri futuri follower. Fatta meglio, vogliono. Fatta meglio, ok? Nel senso che... Perché hai perso, ti incazzi. No, cioè, no, aspetta, ora religioso silenzio. Guarda. Bom. Cioè, 700, 900, cioè... possiamo già... Allora, chiudiamo il video. Ti hanno velocizzato il video! Ma che velocizzato il video? Che cazzo dici? Se la sega, adesso lo rifacciamo e ti faccio vedere io. Bello, tutto rosso, carino, sempre sobrio, l'importante è non passare inosservati, come al solito. Qua proprio ti ho dato una paga. Il peso in base al nostro peso. Dai, qua ti ho dato una paga e non so se lo vuoi vedere perché... Basta i vecchi ricordi. Parliamo del presente e del futuro, parliamo. Intanto posso dire che mi ha fatto un sacco piacere rivedere questo video, erano 7 anni. Sì, non stare così vicino figata. Perché potrebbe scattare l'amore. No. Calma. Che figata sto video.
Anche perché è uno dei video che è andato proprio a bomba, andato. Oh, il più a bomba. Un milione e due, un milione e quattro, ecco, insomma più di un milione. Ma te ti rendi conto che numeri facevamo? A quei tempi, secondo me, un milione e due noi non lo vedevamo come visual di chissà quale genere. No, io onestamente ero molto easy, molto tranquillo, facevo questi video, esatto. Mi divertivo, vincevo ovviamente. Cioè. No, non bocciare. Come non bocciare? Carta canta, video spiega. A parte qualche acciacco della vecchiaia che ho, ecco. Sti cazzo una paga, dopo te accorgi. Sì, vabbè, dai, ok, va bene. Allora, questi beniamati nostri ragazzi stanno guardando, perché i ragazzi che avevano 16, 17, 18, 20 anni, ora ne hanno 85, capito? No. Però questi 85enni geriatrici, cosa vogliono? Voglio vedere una nuova... Geri chi? Geriatrici. Chissà se i nostri follower vorrebbero vedere una nuova sfida. Ma allora, loro non lo so, io sicuro. E così? Su che cosa? Su che cosa? Ma facciamo... Trazioni? Ma no, trazioni? Mister addome, sì dai, tu due cose c'hai. Vabbè, cioè, c'è una cosa buona, l'addome. Una volta al festival del fitness vedo un pazzo scatenato, l'unico a entrare a petto è stato Nathan, capito? C'era Michael Earn quell'anno, neanche lui è entrato a petto, Nathan è entrato a petto, giustamente, ha fatto bene. Cosa che mi potevo permettere. Cioè le vene sembravano due autostrade praticamente nell'addome. Che bei tempi. Ma secondo te, noi che adesso siamo così vecchi, così poco in forma, così messi male, no? Che uno dice, ma vecchi dove? Avete 38 anni, però tipo... Parla per te che ne ho ancora 37, con calma. Io li faccio ad agosto. Io novembre. Allora ne hai 37. Non andiamo avanti troppo, vabbè. Ok? La domanda è, siamo meglio o siamo peggio? Se noi siamo meglio di questi nuovi fenomeni che ci sono adesso sul web. Ah beh, ma te vuoi proprio partire così subito? No, io ho fatto sempre... Puntecchiando un po' la gente. Io ho fatto sempre easy. Io mi apparato di umiltà e tranquillità. Bene, okay. Ok, allora quindi iniziamo. Perché io guardo, sto zitto. Iniziamo già a stare sul cazzo, quindi ai nuovi gym talker, bla. Perché si chiamano così gym talker? Infatti uno arriva da me, un cliente, fa, ma hai visto un nuovo gym talker? Io dico, guarda che il gin lemon... Sì, infatti... Ah no, non si può dire quella parola, ok. Gin tonic, no, ok. Io pensavo che era un alcolico, quello che ti dà in bravo, gin tonic. Perché il gin è un alcolico. Ma fate queste robe, sapati e scherzi, a me piace di brutto queste nuovi ragazzi, ci vuole questa nuova generazione, porta avanti il web, adesso noi scherziamo, questo va benissimo, porta avanti la cultura fisica. Porta avanti il web facendo vedere le stesse cose che noi abbiamo fatto vedere 8 anni fa. Raga, quelle tanto alla fine... Dettagli. Ecco, dettagli, ma come è anche giusto che sia, come dai, adesso non siamo... Come la spesa dei bodybuilder, noi l'abbiamo fatta, l'hanno rifatta in altri 20.000 comunque. Anche in 50.000, il full day of eating, eccetera, eccetera. Ecco, noi infatti mi sa 5.000, colazione di Nathan, il pranzo di Nathan, la nonna di Nathan. Mandera, ma quando cazzo mangia Nathan? Cioè, sembra mangiare, stavi. Cioè, abbiamo fatto una gara, zio Cani, io non mangiavo mai, questo mangiava sempre, era sempre tirato, cioè c'è qualcosa di strano dietro. C'è gente che si lamentava perché mangiavo troppo e vincevo, nonostante che gente non mangiava e perdeva. Ma chissà cosa ti facevi, dai, lascia stare, vai, perché gli altri sono tutti natural, no? Sono gare, mi bombavo. Oh, ok. L'ho sempre detto, Io quello che vorrei adesso, tornando un attimo semi-seri, perché come è anche giusto che sia, allora, vogliono la sfida, chiediamo che sfida vogliono, se la vogliono e che sfida volete. Punto numero due. Vorreste un po', non dico di dissing, però che noi dicessimo un po' quello che pensiamo su tutti questi nuovi fenomeni del web. Alcuni mi piacciono molto meno. Magari vorrebbero queste cose che, i nostri follower. Non è un dissing, però è anche dissing, giusto, è una critica. Se la gente ci chiede cosa ne pensiamo di Pinco Pallino, noi... Porca miseria, cioè in questi anni io sono ancora vivo, ma dovrei avere dei bozzi di proiettile per quanti haters ho. Cioè, potrò dirne la mia una volta nella vita, Ti hanno promesso la morte almeno 25.000 volte. Guardate come sto male. Oggi mai visto che sono proprio infelice, una brutta vita. Che eri sotto un treno, sì, tre infarti. Fallito, otto. Soprattutto bellissimo. Otto infarti. Io sapevo 8. Infatti, mica capito. Uno che ha preso 8 infarti, non me la passo. Come proprio sia l'orologino da 20.000 euro ce l'hai sempre. Lascia stare i numeri, adesso evitiamo. Oh, devo pagare il mutuo io. No, ma è preso di quarta mano. È falso, è tutto falso. Io ti taggo e te. No, è tutto falso, è tutto fake. Godetevi questo video e i prossimi che verranno, perché il team commando torna
più unito che mai. Molto diverso, con cose molto interessanti, ragazzi, torniamo seri. Vogliamo portare la cultura fisica sul web, quella che a tutti entrambi ci appassiona tutti i giorni, perché tu ti alleni ancora come un matto, comunque sulle tue cose. Un matto. Ti alleni comunque, cazzo, sei in formissima, mangi bene, siamo comunque... Due volte a settimana. Ho capito, non lo dire forte, perché c'è gente che sembra tuo nonno, sulla metà degli anni. Però appunto possiamo portare le nostre conoscenze maturate negli anni e possiamo trasmettervela a voi per star bene con voi stessi, sia mentalmente che fisicamente. Io per esempio non ho mai smesso di allenarmi, cioè in tutti questi anni che non mi avete visto non ho mai stato un allenamento, la mia alimentazione la faccio, mi piace di brutto, quindi vogliamo portare anche questo esempio. Beh, un po' nel web, dai. Non siamo gli unici che lo portano, però magari lo possiamo portare con una visione diversa, dicendo sempre le cose come stanno, molto puntigliose. Poi togliamoci anche un attimo un sassolino, perché tutti mi vengono: ah, ma quando eri nel team comando dicevi che eri natural. Raga, che palle! Allora, tu l'hai detto che ti sei, l'hai bombato, devi morire per questo, volete che muoia, devi morire. Ma ne parleremo in un altro video. Non andiamo troppo avanti con quei discorsi, parliamo in un altro video, sennò questo video qui dura mezz'ora. Quindi salutiamo i nostri ragazzi, ricordiamo sempre la chiusura finale. Like al video, commento, condivisione ed... iscrizione al canale. Ed iscrizione al canale, lui è social, io no, ragazzi, non ne sapevo un cazzo. A parte gli scherzi, ragazzi, iscrivetevi, lasciateci un bel commento, mi farà molto piacere leggervi. Dici che sfida vuoi, se vuoi la sfida, se ti piace questa reunion, se piace più Nathan, ovviamente, se piace poco il team leader, va benissimo, non c'è nessun tipo di problema, sono aperto a qualunque di critica, ma scrivici ovviamente qualcosa. Basta, hai parlato dopo.